Buonasera amici telespettatori di Prima TV e benvenuti al numero zero della rubrica Pulci. Questo in gergo si chiama Pilot, appunto numero zero. Si tratta dell'esordio di una nuova rubrica televisiva che talvolta viene messo in onda, talvolta no, dipende da come viene la prima registrazione. Questo programma, che è, come ho detto, una rubrica perché ha una regolarità temporale, quindi lo vedrete a cadenze settimanale, si occuperà di fare appunto le pulci alle notizie, nel senso che ci sono più sensi e livelli per interpretare le notizie, anche se, anche per quello che non raccontano esplicitamente. Forse soprattutto per quello che non dicono le notizie o per come ce le raccontano, perché possono raccontarcene soltanto una parte. E noi useremo questa rubrica per allenarci e vedere dietro la realtà. Vi faccio un esempio, dopo una piccolissima premessa. Diciamo che la proliferazione delle fonti informative, quindi la TV, la radio, i giornali, a questa proliferazione si è aggiunto il web, che diventa sempre più preponderante perché le persone, per cercare una notizia che hanno sentito per televisione, vanno sul web, non comprano i giornali. Per questo ci sta anche la crisi dei giornali, non si comprano più perché le notizie si prendono altrove. Dunque, di una sola notizia possono anche esserci più versioni, nel senso che per TV la sento in un modo, in un TG la dicono in un modo, in un altro TG la dicono in un altro. Queste cose sono classiche della televisione, però nel momento in cui entra a gamba tesa il web succedono cose come queste. Per esempio, è una notizia che è apparsa su Twitter, che è uno dei social media molto utilizzati dai giornalisti per reperire le notizie, ma anche per diffonderle o perlomeno per lanciare le notizie che poi si potranno leggere e ascoltare nelle televisioni. Bene, a Houston qualche anno fa ci fu una strage. Due emittenti televisive, lanciarono su Twitter la notizia. Due emittenti televisive, due giornali, va bene tutto. Comunque, primo tweet, più di 30 corpi smembrati e trovati a Houston, fonte Reuters. Reuters è una delle agenzie di stampa internazionali che collezionano le notizie e le diramano ai vari giornali per scriverci pezzi. Secondo tweet, questa volta da Breaking News, cioè significa notizie dell'ultima ora. Dozzine di corpi trovati seppelliti nel Texas, fonte KPRC di Houston. La notizia è la stessa, cambia il modo di esporre, però chi ha Twitter e segue entrambe le fonti informative, capì all'epoca che si trattarono di due eventi completamente scollegati e pareva che a Houston ci fosse una strage di cittadini texani. Quindi bisogna essere allenati, bisogna saper leggere specialmente i nuovi media, perché nel momento in cui Twitter lancia queste due notizie, le lancia in questo modo, se uno non sa che il collegamento temporale è vicino, è ravvicinato e quindi si tratta della stessa notizia, può pensare che siano due eventi slegati e ovviamente va in panico, va in crisi da forte paura, dice ci sarà qualche mostro che a Houston ammazza e smembra i cadaveri. Allora, succede perché Twitter è un luogo molto piccolo per scrivere, 140 caratteri, non servono per dare l'ampiezza di una notizia, cioè girare la notizia a tutto tondo e rispondere alle cosiddette 5 W più H. Vedete, io ho messo Snoopy. Questo piccolo Snoopy che scrive a macchina è circondato da queste 5 W che nella lingua inglese corrispondono
alle domande cardine che ogni giornalista dovrebbe farsi: who, chi, why, perché, what, cosa, where, dove, when, quando, e la H sta per how, come. Rispondendo a tutte queste domande, la notizia viene sviscerata. E con Twitter questo non può succedere, perché 140 caratteri sono molto esigui. Ecco che alla ridondanza di Twitter dobbiamo aggiungere qualche altra situazione. Allora andiamo a cercare la notizia delle stragi di Houston sul web. E digitando su Google Houston, strage e così via, noi abbiamo tantissimi pezzi, tantissimi articoli, tantissimi post e anche commenti rispetto a questo evento. La ridondanza ci annoia. Non abbiamo tempo per leggere tutto, ci viene l'ansia di perderci qualcosa e alla fine, nell'ansia di leggere tutto per non perderci qualcosa, non ci rimane niente, perché la memoria, questo si è visto, gli scienziati hanno trovato questa cosa qua, si è visto che la memoria è come una salsiccia, la salsiccia aperta, quello che entra da una parte fa uscire il ricordo più vecchio dall'altra, quindi noi dobbiamo anche selezionare, dobbiamo capire cos'è importante. Una delle situazioni, una delle tecniche, ecco, per prendere dalle notizie quello che ci sembra più valido, più importante, è il cosiddetto skimming. Skimming sarebbe l'attività di lanciare la pietra, far rimbalzare la pietra sull'acqua, no? Quando uno va al mare e lancia la pietra così e quella salta. Si fa pezzetti, si fa dei saltelli senza affondare nell'acqua. Questo si chiama skimming, cioè io vado a prendere, a toccare pezzettini della realtà per cercare di capire dove mi trovo. Questa tecnica è bella, è importante, è una delle tecniche per leggere velocemente, però ha i suoi difetti, nel senso che ci può capitare di rimbalzare su un paragrafo di nessuna utilità, di nessun valore, di nessun senso, ed ecco che noi della notizia non abbiamo capito niente. Dobbiamo trovare qualche altro escamotage. Allora, lo skimming va bene. Leggere tutto fa male. Allora le persone nell'impasse decidono di non leggere più niente. Ecco qua. Succede che i giornali, per poter attirare i giornali, i blog, per poter attirare persone, lettori, fanno titoli allarmistici. Prendete questo qua. Questo titolo dell'Espresso, il signore, l'autore che io ho come amico su Facebook, si chiama Alessandro Giglioli ed è uno veramente in gamba, veramente mi piace, spiritoso. Ha questo blog molto famoso che si chiama Piovono Rane. Per poter far leggere un pezzo di politica, ed è un pezzo di politica quello che ha scritto Alessandro, ha messo un titolo scioccante, con chi è stata la De Girolamo, e mette una foto della parlamentare italiano. Allora tutti quanti, quando vedono questo titolo su Twitter o su Facebook, si fiondano a leggere l'articolo, che è di tutt'altro tono. Infatti parla di economia, parla di imposte, parla di tasse, e alla fine chiosa Alessandro Giglioli, dice: io per farvi leggere questo ho dovuto mettere un titolo che alludeva ad un'altra notizia, quella dell'Alessandra Mussolini che offendeva la De Girolamo dicendo: io so perché è diventata parlamentare della Repubblica, però non ve lo dico, che attizzava i lettori, i telespettatori, i radioascoltatori. L'ha dovuto mettere per far leggere un pezzo che era comunque importante, altrimenti le persone sarebbero scappate via, visto che non si legge più, o perlomeno si legge solo e soltanto quello che solletica la nostra curiosità, o può darsi pure anche la nostra, diciamo così, i nostri pruriti. Allora,
o si fa il titolo sensazionalistico oppure le persone si annoiano e non leggono più niente. Ecco qua, le persone non leggono più niente. Quest'altro blog che si chiama Data Media Hub, il cui autore è un grandissimo studioso italiano, anche molto bravo, molto simpatico, molto amato, si chiama Pierluca Santoro, parla solo e soltanto di notizie di editoria. Ha scritto recentemente questo ultimo post, i media in Italia in quattro grafici. Praticamente nel primo si vede come il fatturato dell'editoria in questi 10 anni sia praticamente crollato. In particolare l'editoria quotidiana, la linea gialla, se vedete, è sceso da 4.000 milioni di euro, siamo arrivati a poco più di 2.100 milioni di euro. Sembrano cifre grandi per i singoli, ma non pensate, mettete assieme tutta l'editoria quotidiana, perché sono tantissime le testate in Italia, sono numeri importanti, sono crolli, sono mancanze importanti. Ma andiamo avanti a leggere i dati. Il consumo di libri e giornali in Italia dal 95 al 2014 si è più che dimezzato. Vedete l'altezza dell'ultima colonnina rispetto all'altezza della prima colonnina, cioè per fare la prima colonna ci vogliono più di 3 colonnine dell'ultima. Non solo, cambia anche la fruizione. Più si è giovani, più si utilizza internet. Quindi vedete la pallina, la sfera verde e l'utilizzo di internet, e sotto l'età media delle persone che lo utilizzano. Le persone anziane, cioè questa sfera più grande, sono quelli ancora legati, diciamo così, ai quotidiani, alla televisione e alla radio. Queste due misure sono inversamente proporzionali. All'aumentare dell'età diminuisce il consumo di internet, però non sarà sempre così, perché la popolazione giovane ovviamente tende a crescere e a invecchiare, si invertirà la proporzione. L'ultimo grafico non ci interessa tantissimo. Riprendiamo la nostra discussione sui giornali. Allora, abbiamo visto che non abbiamo gli italiani non amano leggere, o se vogliono leggere cose tutte sensazionalistiche. Abbiamo visto che l'editoria è in crisi. Abbiamo anche una recentissima notizia che riguarda la nostra provincia per quanto riguarda i licenziamenti nell'editoria locale. Però io voglio dire, sì, è così, l'industria dei giornali è in perdita, è fallimentare per tantissimi motivi. Però se non ci fosse l'editoria locale, i giornali locali, le televisioni locali, noi delle province italiane non sapremmo davvero cosa succede. Le televisioni nazionali, anche le testate regionali, non è che si interessano del consiglio comunale, non solo di Avellino, ma anche degli altri consigli comunali della provincia. Se non ci fosse l'editoria locale, noi non avremmo neanche elementi informativi per poter capire dove stiamo andando e come possiamo scegliere. L'editoria locale è importantissima, e questo non lo dico per spezzare una lancia a favore dell'emittente locale che mi ospita. Comunque, questa era una notizia per farvi capire che è importante conoscere le motivazioni di una crisi editoriale, è importante capire dietro, oltre la notizia, se ci sono motivazioni sociologiche, antropologiche o semplicemente economiche, e comunque non sono mai semplicemente economiche. Conta moltissimo il comportamento di noi lettori e telespettatori. Allora, molti pensano che non si legga più perché c'è la crisi e i soldi per comprare i giornali è meglio che vengano risparmiati. Non si legge più, l'abbiamo detto prima, perché le notizie arrivano attraverso il
il web e la TV e quindi i giornali sono inutili, tant'è che la Repubblica coraggiosamente qualche mese fa ha cambiato impostazione del giornale, non più notizie, perché le notizie vengono date continuamente da attraverso i canali di All News, ma approfondimenti. Il quotidiano La Repubblica contiene sempre più approfondimenti, e questo qui è un bene, perché nella immensità di notizie e di voci anche attraverso il web, avere uno strumento in più come anche questa piccola rubrica per capire le notizie è fondamentale. Queste sono le spiegazioni classiche per quanto riguarda la crisi dell'editoria, però ci sta qualcos'altro, per esempio la qualità del prodotto. Parliamo mai della qualità del prodotto editoriale tra noi, nei nostri discorsi? Perché non leggiamo? Effettivamente è un problema che ce li vogliamo risparmiare questi soldi? Effettivamente ci basta l'informazione che passa attraverso la televisione e la radio, o quella che andiamo a cercare sul web, spesso allarmistica, e l'abbiamo visto come ci ha preso bene in giro Alessandro Giglioli con quel suo titolo? I giornalisti purtroppo sono diventati anche criceti della scrittura, e lo sapete tutti, dove ci sta quantità non sempre c'è qualità, spesso la qualità se ne va ramengo. Metteteci pure che i giornalisti criceti di cui stiamo parlando spesso sono giovani stagisti, aspiranti giornalisti che sono spessissimo mal pagati, e quindi la qualità viene minata alla base. Poi ci sta anche il fatto che noi siamo, non dico costretti, però sì, a difendere il pluralismo, perché senza pluralismo dell'informazione non c'è democrazia. Avremmo un solo filone informativo, e noi non vogliamo vivere ai tempi della Pravda, quindi più testate garantiscono più democrazia. È ovvio che poi è l'intelligenza dei lettori a capire quali sono le testate che parlano una certa lingua anziché un'altra, e leggerne comunque tante e diverse aiuta a dare uno strumento in più per scegliere. Non possiamo, per risparmiare, concentrare le testate, uno perché è vietato dalla legge, e però lo abbiamo visto anche recentemente, spesso emerge una concentrazione di testate, se non nella proprietà, almeno nel modo di pensare. È un poco come quello che si riflette nei governi, o perlomeno in questo governo, dove maggioranza e minoranza, bene o male, pensano e fanno le stesse cose. Poi c'è il paradosso del servizio pubblico, quello che dovrebbe garantire la RAI. Se noi paghiamo il canone è per poter garantire la neutralità, l'indipendenza della RAI, ma abbiamo visto che purtroppo la RAI, per non scontentare nessuno, fa dei programmi, pochi programmi si salvano, il resto è un po' di paccottiglia costosa, piena di lustrini, a confermare tantissimi luoghi comuni. Anche la promessa riforma della RAI, cioè con la riduzione dei direttori generali, non aiuterà né la qualità né il risparmio, anche perché poi a capo di tutto ci sarà un direttore megagalattico nominato dal governo, e non dico oltre. Questi sono gli elementi, cioè la qualità e il pluralismo, basterebbero da soli a farci capire che il settore dell'informazione è una foresta di mangrovia, cioè intricata, umida, pericolosa, piena di trappole. E un mare dei sargassi, dove praticamente la navigazione è impossibile, e una palude senza scampo, perché il peggio deve ancora arrivare. Le cose cambieranno, sì, è vero, però il peggio deve ancora arrivare. Tra le altre cose, e questo lo dico, è un po' per me, è anche il titolo di un piccolo ebook gratuito che scrissi qualche tempo fa proprio sul giornalismo digitale, raccontando
cosa stava succedendo, dove saremmo arrivati, se c'era speranza, raccontando anche la mia esperienza di giornalista un po' a zonzo per l'Italia. Non c'è differenza tra una grande redazione e una piccola redazione in questi tempi, perché tutti quanti hanno le loro crisi rapportate ovviamente alla grandezza delle redazioni, però non se la cava bene nessuno. Quando scrivevo per il Fatto Quotidiano non venni pagata neanche un centesimo, però era il Fatto Quotidiano. A questo punto dico, faccio un servizio pubblico alla mia provincia e me ne sto in provincia, per esempio. Vabbè, comunque siamo in chiusura. La mission di questa trasmissione è questa: raccontare cosa c'è dietro una notizia in una maniera amichevole, scanzonata, ironica, però che aiuti a far venire dei dubbi. Durante le prossime puntate, come vi ho già detto, cercheremo di leggere fra le righe e di fare le pulci alle notizie, per questo si chiama pulci. Talvolta le amplieremo, talvolta le confuteremo e spesso sorrideremo, perché sorridere è il migliore strumento per salvarci la vita, almeno quella psicologica. Infatti la prossima puntata, se questo pilot avrà l'ok della redazione principale, parleremo di felicità e in particolar modo di felicità nella nostra triste città. Buonasera.